che se n'è andata proprio quando avevo più bisogno di lei, ma non le servo rancore, basta un suo sguardo per illuminarmi la giornata. Queste le parole di Gianfranco, figlio dell'attrice nonché concorrente dell'Isola dei Famosi 2019, Grecia Colmenares, sul rapporto con la mamma. In un'intervista a Grand Hotel il ragazzo ha raccontato di avere oggi un buon legame con l'ex attrice di telenovelas, mentre in passato ci sono stati degli alti e bassi. I motivi? La fine del matrimonio tra la madre e l'imprenditore Marcello Pellegri. Prima del 2000 le cose in famiglia andavano bene, mamma preferiva occuparsi di me in prima persona. Quando avevo 3 mesi le fu offerto di girare una telenovela e, pur di non lasciarmi con una babysitter, convinse il regista a scritturarmi, ha spiegato Gianfranco. Dopo il divorzio, però, la situazione si è ribaltata. Nonostante le promesse di Grecia, negli anni è stata una mamma poco presente. Mio padre mantenne la parola, mia mamma no, ha detto il film. Per un po' di tempo i due hanno vissuto in due città diverse, con il mare in Venezuela, Giancarlo e Marcello a Miami, ma dopo i 18 anni del ragazzo qualcosa è cambiato. Mia madre si rifece viva solo quando diventai maggiorenne e mi iscrisse all'Università della Florida, ha affermato il ragazzo, che poi ha aggiunto. Oggi i nostri rapporti sono idillici. A mamma è impossibile tenere il naso, basta un suo sorriso per illuminarmi la giornata. Chi è Grecia Colmenares? Nata a Valencia nel dicembre 1962, Grecia Colmenares ha origini venezuelane. È celebre sia in Spagna che in America Latina per la sua partecipazione a molte soap opera degli anni 80. Il primo grande successo di pubblico arriva per lei con la telenovela Topazio, che viene scoppata in tutto il mondo e le regala quindi grande notorietà. Dopo Topazio, Colmenares è protagonista di altre soap opera popolari come Maria, Grecia e Ti chiedo perché. Diventa famosa anche in Italia a partire dagli anni 90, con due telenovelas di successo come Il Bello e Manuela, grazie alle quali vince nel 1992 il suo quinto Il Gatto. Negli anni 2000 il suo successo e le sue apparizioni televisive sono più via diminuite, perché Grecia Colmenares ha preferito dedicarsi maggiormente alla sua vita.